Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo insieme un fondotinta, in particolare proveremo il Bare Minerals Original. Questo qui mi è stato inviato dal sito di Phil Unique, che ha tantissimi brand fighissimi, e appunto vi ho chiesto se volevate vedere il test e mi avete detto di sì. Sono curiosissima di provarlo e oggi lo testeremo insieme. Di che cosa si tratta? È un fondotinta in polvere libera, dovrebbe essere composto da tanti minerali diversi. Dovrebbe essere coprente ma non polveroso e pesante allo stesso tempo. Dicono che si applica quasi come una crema, anche se in realtà è in polvere. Su Phil Unique i colori disponibili sono 26, il prezzo era di 32 e qualcosa, adesso è sconto al 20%, quindi se lo prendete costa 25 euro. Sono curiosissima di provarlo perché potrebbe essere un fondotinta carinissimo per quando dobbiamo truccarci molto velocemente o comunque per quando vogliamo un trucco molto leggero senza appesantire il viso, senza stare lì a mettere fondotinta, poi mettiamo la cipria, cioè lì questo ce lo spiaccichiamo in faccia e in teoria il gioco dovrebbe essere fatto. Zoomiamo più vicino e iniziamo con l'applicazione del prodotto. Di questo fondotinta, se decidete di prenderlo, occhio perché c'è sia la versione original sia la versione matte. La versione original va bene per tutti i tipi di pelle e non è troppo piatta, cioè non dà un effetto polveroso completamente matte. L'effetto è matte ma allo stesso tempo luminoso, può essere utilizzato anche da una pelle secca. Se avete una pelle particolarmente grassa o che si lucida parecchio, prendete la versione matte che invece è completamente opaca e dovrebbe appunto tenervi il viso più opaco durante la giornata. Il prodotto è questo qui, vi faccio vedere anche all'interno come è fatto perché è abbastanza curioso. Vedete che ha tutta questa serie di buchettini, voi praticamente, aspettate che non vedo niente, praticamente i buchettini potete sia aprirli per far uscire il prodotto, sia chiuderli in questo modo, il che è figo perché se dovete viaggiare o comunque dovete spostare il prodotto, potendo chiudere i buchini, il fondotinta non vola ovunque. Per applicarlo basta prendere il barattolino, girarlo nel tappo, dare qualche botta e il fondotinta è qui nel tappino. Voglio provarlo con due tipologie di pennelli. Una, cioè in realtà sono molto simili, però una è il 104 di Zoeva, che è quello che uso per i fondotinta, è il mio amore da tantissimo tempo. Questo qui è piatto e molto compatto. L'altro invece è il Buffing Brush di Real Techniques. Non vi preoccupate, vi lascio il link di tutto qui sotto nell'info box. Se volete andarli a vedere, se volete sapere i prezzi, cliccate sui link qui sotto. Questo qui diciamo che la forma è simile, però è un pochino più ampio e morbido. Voglio vedere che cosa succede applicandolo con tutti e due i pennelli. Il colore che ho preso è il Fairly Light, forse per come sono adesso con l'autobronzante dovrebbe essere un pelino chiaro. Vediamo, non ne sono sicura. Allora, mi stavo dimenticando perché come al solito chiacchiero troppo. Quando utilizzate i fondotinta in polvere, ovviamente il correttore va messo prima, perché il correttore è un prodotto in crema. Come vi ho spiegato in altri video, le creme vanno sempre prima delle polveri. Quindi non possiamo mettere il fondotinta e poi applicarci sopra un correttore, in crema o comunque liquido, altrimenti si farebbe un bel pastrocchio. Sto applicando il NARS Soft Matte Complete Concealer nel colore vanilla. Direi di iniziare con il, come si chiama? Buffing, no, con il buffer di Zoeva. Ne prendo un po' d'alta, anzi, lo ruoto così mi ricordo che le ragazze di Bare Minerals facevano sempre così per prenderlo. Batto un po' l'eccesso. E inizio ad applicarlo qui sulla parte sinistra del viso. Calcolate che qui ho anche un paio di bollicine rosse, così vediamo se le copre. Movimenti circolari e lo applico. Sì, ovviamente, ragazzi, il colore non è esattamente quello mio del momento, quindi passiamo sopra questo, però pensando magari al colore di cui sono sempre. Ho preso questo qui. Allora, mi sembra che ovviamente non possiamo aspettarci una coprenza tipo altissima, è comunque un fondotinta in polvere. Però, se ci fate caso, ha uniformato molto il colore rispetto a quest'altra parte. Mi ha messo leggermente in evidenza i pori in questa zona. Voglio vedere però se magari scaldandosi leggermente con il calore della pelle tra una ventina di minuti va via questo effetto. E devo dire che non è
che ha coperto tutto, ovviamente come mi aspettavo, però ha fatto un buon lavoro. L'ho passato anche qui sul contorno occhi perché voglio vedere se questo fondotinta da solo è in grado di fissare anche il correttore. Piccolo esperimento, non so se andrà bene, però almeno ci abbiamo provato e vediamo che succede. Allora, applico un attimino il fondotinta con l'altro pennello per vedere se va bene lo stesso, oppure magari dà un risultato diverso. Secondo me potrà dare un risultato più leggero, però non è mai detto, vediamo. No, in realtà mi sembra che si applichi esattamente allo stesso modo. L'unica cosa che sto notando è che con questo pennello più largo ho impiegato meno prodotto, invece utilizzando il pennello più compatto e quindi magari applicando più prodotto, appunto ne ho bisogno di prelevare di più. Facciamo un mega zoom così vi faccio vedere che cosa è successo sul mio viso. Vedete che le bollicine qui, che erano molto rosse, in realtà le ha coperte, cioè il rosso non si vede quasi più. Ne ho uno anche qui, un piccolo brufoletto. Non è che si veda così tanto, questo un pochino spunta, però non dà fastidio. Leggermente mi sta segnando qui sulla fronte. Però sul resto del viso devo dire che ha un effetto molto carino e naturale, non piatto allo stesso tempo. Finisco un attimo il resto del trucco e ci vediamo per vedere l'effetto finito. E questo è il trucco terminato. Come vedete non ho né mascara né ombretti, il motivo è che dopo devo girare il video sulla prova degli ombretti delle nuove palette di Jaclyn Hill, quindi ovviamente non posso struccarmi. Altrimenti falserei poi la prova del fondotinta, il fondotinta lo lasciamo lì, ci mettiamo sopra solo degli ombretti sugli occhi. Quali sono le mie prime impressioni? Mi sembra un fondotinta molto carino, molto veloce da utilizzare, appunto per quelle mattine in cui vogliamo papà essere pronti e uscire fuori di casa, o comunque non vogliamo qualcosa di troppo pesante, magari non cerchiamo una coprenza altissima, vogliamo qualcosa di naturale e questo è quello che offre questo fondotinta. Vi ripeto, attenzione a prendere le due versioni perché spesso ci si può sbagliare, la matte è quella per pelli più grasse, invece l'original è quella per tutti i tipi di pelle. L'unica perplessità che ho è che mi evidenzia leggermente la secchezza soltanto in questa zona. Voglio vedere se è un effetto che scompare nell'arco della giornata. Quello che può venirmi in mente però è che se una persona ha una pelle parecchio secca o parecchio disidratata, questo fondotinta può magari mettere in evidenza questa secchezza. Ora, non voglio mettere fissanti spray per togliere l'effetto polveroso perché voglio vedere che cosa succede portando il fondotinta così da solo, però magari mettendo appunto uno spray fissante o tipo Fix Plus di MAC sul viso, questo effetto potrebbe scomparire. Ovviamente tesserò il fondotinta anche dopo questo video e vi farò sapere in qualche altro video quali sono tutti i miei consigli sull'applicazione, quali sono le note secondo me positive e quali sono quelle negative. Per il momento questo è tutto, ci aggiorniamo come al solito tra qualche ora. Sono passate circa 2 orette e mezza, sto per girare il video che in realtà avete già visto ieri, se volete andarlo a vedere, è quello quello in cui provo la palette di Jaclyn Hill. Comunque, il fondotinta non è che mi stia proprio facendo impazzire. Che cosa è successo? Che si è scaldato con il viso ed è diventato quasi come un fondotinta liquido, cioè non sembra un fondo in polvere, non dà assolutamente l'effetto polveroso sul viso. Però quello che è successo allo stesso tempo è che si è lucidato un pelino, non so se lo vedete qui al centro della fronte soprattutto e un po' sul mento. Ora, se dovesse rimanere così non mi dispiace l'effetto perché siamo ancora al punto in cui il fondotinta sembra luminoso ma non oleoso. Se continua verso questa strada potrebbe diventare presto oleoso. Quindi quello che mi viene da pensare è che questa tipologia potrebbe essere adatta per una pelle secca normale o mista, ma che è per la maggior parte secca. Se avete una pelle mista tendenzialmente grassa o grassa, dovete assolutamente prendere quello matte perché questo si lucida così da solo. Ora, questo è solo il primo check e ci aggiorniamo come al solito tra un po'. Buonasera ragazzi, sono passate ormai 6 ore dall'applicazione del 6 ore, mi manca l'altra mano con il 5, dall'applicazione del nostro fondotinta e nel frattempo ho girato, come vi dicevo, anche il video delle palette di Jaclyn Hill. Infatti, se ci fate caso, ho i due occhi di due colori diversi, ma non posso struccarli altrimenti tocco la base e faccio un grande casino, quindi li lascio lì. Tanto oggi sto a casa, devo lavorare al computer, quindi non mi frega se ho dei due occhi.
dei due colori diversi. Comunque, che cosa ne penso per il momento di questo fondotinta? Mi sembra carino ma non eccezionale, si è abbastanza lucidato al centro del viso, cosa molto strana per un fondotinta in polvere che al contrario invece dovrebbe essere più matte di un fondotinta liquido. Mi si è lucidato abbastanza, non sono soddisfatta al 1000%. La prossima volta che lo utilizzerò proverò a metterci sopra un velo di cipria, magari in questo modo non diventa così lucido. Lo terrò ancora sul viso ovviamente, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, però continuo a dire che è un fondotinta che risulta un pochino grasso. State attenti se avete la pelle che già da sola tende a lucidarsi, perché può diventare un grande pastrocchio. Ci vediamo tra qualche ora per il prossimo check. Siamo alla fine di questa giornata, è ancora giorno ma sono passate già 10 ore dall'applicazione del fondotinta, quindi posso trarre le mie conclusioni. Continuo ad essere dell'idea che questo fondotinta devo testarlo meglio, non è un no assoluto, la sufficienza la prende, credo che comunque sia un buon fondotinta, però devo provare a metterlo con un po' di cipria nella zona centrale del viso, perché come vedrete dal video si è lucidato parecchio nella zona centrale. Mi piace? Nì. Ve lo consiglio? Non lo so, fatemelo provare qualche altro giorno e ve ne parlerò in altri video. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, se così è stato ricordatevi di spolliciare all'insù, di iscrivervi al canale, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!